E poi però per parlare di campionato, ma non solo, caro Dario Bersani, è un vero piacere accogliere sui 92.7 di Tele Radio Stereo, tra l'altro mirato anche come collegamento, perché c'è una partita mica male, direi di sì. Lunedì sera 20.45, è un piacere accogliere Massimo Boldi. Boldi, buongiorno, grazie per la disponibilità. Buongiorno, buongiorno, come va? Buongiorno, noi bene. Ricordavamo di quella sua interpretazione, che era Fratelli d'Italia, che spettacolo, che faceva il milanista e il romanista, Sì, perché io sono milanese, però quando sono Roma sono Lubacchio. Lubacchio, infatti, c'era quel passaggio lì. E gli imponevano poi di essere romanista in quel caso, e riusciva pure, diciamo, molto molto bene. Massimo, come sta vivendo da tifoso del Milan questo momento anche di passaggio storico? Ecco, innanzitutto mi interessa... Lo posso dire in milanese? Ecco, certo. La una bella sofferenza. Sì. Però rimane pur sempre l'unica squadra italiana in Champions League, nonostante tutto, quindi cioè, si conferma. Capito, però insomma è un Milan un po' sottotono adesso, a parte tutto. Io sono un po' deluso. Mi interessa, mi incuriosisce sapere qual è stato il rapporto, non so se avete avuto modo di conoscervi, Massimo Boldi milanista e Galliani. Ma Galliani lo conosco appunto. Ma probabilmente non è né colpa di Galliani né colpa del presidente, e forse l'allenatore qualche colpa ce l'ha, ecco. La prima qual è? Quella di essere rimasto? Ma la prima è quella di non rinnovarsi, di non cercare di ascoltare anche un po' i consigli che hanno dato tutti i dirigenti, eccetera. Quello fare di testa sua, e poi anche un po' sfortunati, perché i ragazzi, a parte Balotelli, si rompono tutti quanti. Porca miseria, questo è l'aspetto che stavamo sottolineando e analizzando anche ieri, anche con altri collegamenti, con chi per lavoro segue il Milan nel quotidiano tutti i giorni, Boldi, perché facevamo un riferimento al Shaarawy che si è di nuovo fatto male, e ci ricordavamo come il Milan abbia avuto fino a qualche tempo fa uno dei giocatori che sarebbe diventato più forte del mondo, Pato. Ma che succede a Milanello? Che succede? Succede che è un po' di sfiga, come si dice ogni tanto. È capitato comunque. Speriamo di rialzarsi. Si perdono i protagonisti. Speriamo non lunedì, perché noi chiaramente siamo direttamente interessati a quella partita. Chiaramente Milan-Roma. Beh sì, insomma, è una partita che per la Roma conta parecchio. Per il Milan adesso che si aspetta, Massimo Boldi? Che punti soltanto all'Europa. Chiaramente il campionato deve rialzarsi, è un po' rimanere a metà classifica. Così, coi punti del Cagliari, voglio dire. Meriterebbe di vincere questa partita per poter rialzarsi, andare un po' avanti. E la Roma tanto è talmente avanti che anche di banalmente. Che si sente ridire ai tanti tifosi? Noi trasmettiamo da Roma, tutto il centro Italia, tanti tifosi della Roma che la stanno ascoltando in questo momento, Boldi. Ciao Cipollino. Ciao Cipollini. Allora, Bacchiotti, non preoccupate, che tanto siete forti. Bene. Ci dobbiamo invece preoccupare per il momento del cinema italiano, Boldi. Ah, vedi. Ma forse sì, un pochetto. Un po' sì, poi l'allarme è scattato lì, è scattato da... No, perché lì purtroppo se mancano i finanziamenti, mancano i soldi, non si riesce neanche più, perché ci sono alcuni produttori che vanno avanti e producono... Però produci prodotti di bassa qualità, capito? Uh-huh. Perché quando costa poco, quando hai pochi soldi, purtroppo il cinema è fatto in un certo modo, anche se è il cinema commerciale, però deve essere fatto con una certa qualità. Beh, e questa è la base. Perciò insomma è un po', si basa solamente sulle scritture e sugli attori, e sul contorno diventa debole, diventa televisione e non è più cinema. È chiaro. Si trasforma. Grazie Massimo, noi la ringraziamo, è stato un vero piacere. Ciao ragazzi. Grazie. Buona giornata.